Facciamo progetti di water and sanitation, educazione, supporto economico alle famiglie attraverso attività di agricoltura e income generating activities. Il terremoto è venuto subito prima dei monsoni e quindi nelle zone remote la maggior parte delle strade è stata impraticabile e quindi tantissime comunità completamente isolate. Le comunità con le quali abbiamo lavorato sono sempre state molto collaborative e i progetti, le attività sono state svolte al meglio. Asia ha cominciato un assessment nelle zone più colpite e anche zone dove storicamente abbiamo lavorato nel passato. Abbiamo identificato dei bisogni, soprattutto distribuendo materiali per la costruzione di case temporanee in zone remote del nord del Nepal. Inoltre ha aiutato la ricostruzione di 35 scuole temporanee perché i bambini potessero tornare a scuola il prima possibile e ricominciare alcune attività che li riconducessero a una vita più normale. Adesso appena finiscono i monsoni, che finalmente dovrebbero finire, tutti quanti ripartiranno con la ricostruzione definitiva, quindi non più case temporanee, scuole temporanee, ma qualcosa di più stabile, anche perché finito il monsone comincia l'inverno. Quindi Asia si concentrerà sulla ricostruzione di case che siano resistenti ovviamente al terremoto, ma anche ad altre calamità naturali molto spesso frequenti in Nepal, come appunto slavine, frane o inondazioni, e la ricostruzione di scuole, anch'esse con criteri antisismici, perché uno dei focus di Asia è sicuramente l'educazione. Noi crediamo molto che una corretta educazione possa cambiare meglio le vite di ogni bambino. E poi sicuramente un aiuto alla ripresa economica, soprattutto per quanto riguarda input nell'agricoltura e nell'allevamento degli animali domestici.